Parliamo adesso di una gara di ciclismo che si è tenuta ad Ischia. Sentiamo Gianni Occhiello. Più di 700 i partecipanti alla terza edizione del Gran Fondo di Ciclismo di Ischia. La partenza dal suggestivo piazzale del castello aragonese di Ischia Ponte. Spettacolare il circuito tra mare, montagna e cielo. 100 i chilometri per quella che si avvia a diventare una classica della specialità amatoriale. 70 i chilometri invece per il percorso medio. È una forma eccezionale di promozione turistica del territorio e di godimento sportivo da parte di chi ama il ciclismo. Prima affascinante esperienza anche per l'olimpionica di windsurf Alessandra Senzini. Posto stupendo, magnifico, la gara è andata anche bene. Erika Tringali, ci ha ripreso, prego, guadagna il centro, a vedere l'isola con anche le strade, ecco, chiuse, quindi abbiamo avuto questa grande opportunità. Dopo ho fatto pure il bagno, per cui guarda, è andata proprio giornata perfetta. Al traguardo primo Roberto Cesaro, secondo Diego Costa, terzo Onofrio Monzillo. Testimonial della manifestazione l'ex campione di ciclismo Max Lelli, a lui il compito di saggiare il percorso. Una grande riuscita, festa dello sport in uno scenario naturale mozzafiato. L'appuntamento è per l'anno prossimo.